È l'intervento più importante di asfaltatura progettato dall'amministrazione comunale di Fano. Si tratta di quello che sta interessando i tratti urbani della Statale 16 e quelli della Flaminia. I lavori cominciati questa mattina a Ponte Metauro sono stati affidati con ribasso d'asta per un importo di 480.000 euro. Adesso dureranno qualche giorno. Ci sarà un po' di restringimento delle carreggiate, comunque il traffico è comunque garantito scorrevole in entrambi i sensi lungo la statale. È evidente che qualche disagio ci potrà essere, però credo che alla fine possa valere la pena, perché avremo una strada migliore, più bella, più liscia, più sicura, ma anche più duratura, perché sigilleremo la strada in maniera tale che non si possano creare in futuro, nel futuro prossimo, degli avvallamenti, degli ammaloramenti lungo la strada. Questi lavori, spiega l'assessore, possono essere effettuati solo d'estate e per la prima volta sulle strade fanesi verrà utilizzato un materiale speciale, lo slurry seal, che aumenta la capacità di resistenza dell'asfalto assicurando una durata più lunga. E questo sigillante, di cui ne verrà depositato uno strato sottile di meno di un centimetro, è una tecnica innovativa per la città di Fano, studiata e concordata con l'Università degli Studi di San Marino. Poi, dal momento dell'asfaltatura, saranno necessari una ventina di giorni prima di poter procedere con il rifacimento della segnaletica orizzontale. Quali saranno le varie fasi? Allora, in questo momento la carreggiata di 9 metri è stata divisa in tre, e quindi garantendo appunto la viabilità in doppio senso, e quindi saranno stese tre parti da 3 metri circa lungo la statale. E dal momento che si stende è impossibile, deve catalizzare col sole e col calore, quindi sicuramente ci sarà un'oretta, un'ora e mezza di impossibilità di utilizzarlo, poi è assolutamente libero per essere utilizzato. Quindi faremo questa parte lungo le strade dritte, diciamo. Per quanto riguarda invece gli attraversamenti a raso, le rotatorie, useremo un materiale più adatto, quindi un tradizionale, quindi scaveremo, rimetteremo il tappetino d'usura, rimetteremo il binder, in maniera tale che possa essere anche duraturo nel tempo.